Torino punta sull'auto elettrica con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana. La conferma arriva dall'evento Smart City e Mobilità Sostenibile, organizzato a Palazzo Civico in occasione della tappa torinese delle SCP Europe Electric Vehicle Road Trip. Il tour a impatto zero a bordo di vetture elettriche Tesla di ultima generazione che attraverserà 10 paesi e 12 grandi città europee. Tutte quelle iniziative che sul nostro territorio supportano i cittadini e li spingono ad avere dei comportamenti positivi sono per noi delle tecnologie e delle iniziative molto importanti. Cosa intendiamo per comportamenti positivi? Intendiamo tutti quei comportamenti che rispettano l'ambiente, tutti quei comportamenti che vanno contro gli sprechi, tutti i comportamenti che supportano l'inclusione e che ovviamente stimolano alla formazione di nuove competenze all'interno del nostro territorio. È un momento di grande trasformazione delle nostre città e Torino ancora una volta è uno dei poli centrali dell'innovazione. Lo sottolinea Francesco Profumo, presidente di SCP Europe Torino. Il termine smart si può intendere anche come più amichevole, nel senso che le città hanno bisogno di diventare sempre più a disposizione dei cittadini, sempre più vicine ai cittadini. E questo significa qualità della vita migliore, qualità dell'aria migliore, una città che sia più vicina ai cittadini che la vivono. Da questo punto di vista Torino nel corso degli anni ha fatto operazioni molto importanti, pensiamo al car sharing elettrico che ormai è una realtà che viene utilizzata dai nostri concittadini con anche grande attenzione e credo anche con molto apprezzata da questo punto di vista. Questo è un passo ulteriore, è un passo intanto che ha una dimensione europea. Questo tour attraversa 10 paesi, ci sono 12 città che vengono coinvolte. Questo è veramente un elemento per tenere insieme questa parte dell'Europa che è così attenta al tema della qualità della vita. La sfida è quella di insegnare la sostenibilità mentre si insegna il marketing, la finanza, la strategia aziendale. Quindi non è creare dei percorsi ad hoc solo di sostenibilità, ma fare in modo che la sostenibilità sia pervasiva, come lo è nella nostra vita di tutti i giorni. Ecco, in che modo? Dove punterete? Un esempio pratico è proprio la giornata di oggi, cioè le business school devono andare anche al di là di quelle che sono le classi, quindi i limiti delle classi, ma parlare di sostenibilità e management al di fuori. Questo è il primo step. Il secondo step è quello di portare casi aziendali di successo come testimonianza di come si può coniugare sia l'aspetto economico che l'aspetto di sostenibilità sociale e ambientale e creare delle aziende di successo come quelle che per esempio oggi sono rappresentate. Un modello rispettoso dell'ambiente è quello di PoniZero, startup nata a Torino nel 2013 e diventata in pochi anni una società di consegne a impatto zero con un'estesa flotta elettrica tra bici, tricicli, scooter e furgoni. Ha 120 dipendenti e oltre a Torino è presente a Milano, Roma, Bologna, Firenze, Genova e Palermo. Siamo un po' indietro in Italia purtroppo, c'è ancora tanto da fare. Però inizia a essere un valore aggiunto quello dell'ecologia e della sostenibilità del trasporto, quindi siamo sulla buona strada, c'è tanto lavoro da fare. Qual è il vostro ruolo in questo progetto così importante? Perché è anche un progetto culturale oltre che pratico. Il nostro ruolo è quello di costruire un network insieme agli enti locali, distributivo, in grado di provare a costruire un'alternativa a quella che è il trasporto direzionale, quindi riducendo il traffico, riducendo l'inquinamento. E il nostro ruolo, diciamo, culturale è quello di far capire che la sostenibilità non è solo marketing, ma è qualcosa di concreto che può generare esternalità positive per gli enti locali e per il territorio. Dal punto di vista delle scuole, certamente c'è un grande attenzione. I ragazzi più che le generazioni precedenti sono attenti alla qualità della vita e quindi io credo che questo debba essere un tema che viene portato dalle scuole elementari all'università.
ISP Europe, il campus di Torino, è molto impegnato da questo punto di vista per la formazione di nuovi manager che possano operare nel settore della sostenibilità ambientale all'interno dei nostri sistemi e anche quindi delle città. E naturalmente la mobilità elettrica è uno degli elementi centrali di tutto questo processo. Ecco il perché l'impegno di ISCP Europe e il perché di questo evento.